Io ho il piacere di salutare Paolo Cardenà, consulente finanziario che viene a trovarci, torna a trovarci dopo un po' di tempo. Ciao Paolo, è un piacere rivederti sulle fonti TV. Ciao Manuela, piacere mio, sono molto felice di tornare sulle fonti, anche perché le fonti, io sono stato uno dei primi ospiti alle fonti quando ho debuttato in Italia, quindi sono felicissimo. Tra l'altro, sei stata proprio tu che mi hai dato la possibilità, qualche anno fa di presentare il mio indicatore anticipatore sul ciclo economico americano, che tra poco vedremo. Esattamente, esattamente. Anzi, adesso magari quando ci arriviamo lo ripercorriamo un istante e poi andiamo a vedere Senz'altro. che cosa ci indica. In generale, Paolo, ti chiedo che cosa ci stanno raccontando i mercati in questa fase, che poi è una fase un po' prolungata, perché chiaramente i market mover rimangono sempre un po' gli stessi, o meglio, il market mover principale rimane ancora un po' il controllo, il monitoraggio di quello che accade a livello di Covid, indubbiamente, però unendo tutti gli altri puntini, cioè quelli per cui avendo riaperto tutto, tornando in qualche modo alla normalità, i dati economici sono sicuramente positivi, quindi dobbiamo cercare un po' di fare la sintesi rispetto a questo. Siamo ormai in agosto, insomma, quali sono le principali indicazioni che arrivano dal mercato a tuo parere? Ma secondo me non è nulla di quello che ci dice il mercato, non è nulla di irrituale o inimmaginabile fino a qualche tempo fa, nel senso che per circa 6 mesi, 7 mesi, forse anche di più, una grande componente della domanda dei consumatori è stata ferocemente repressa a causa delle misure di lockdown delle varie economie. È evidente che quando poi si procede alla riapertura delle economie, questa domanda si manifesta particolarmente impetuosa, appunto perché i consumatori tendono a soddisfare appunto quella domanda che hanno mantenuto repressa per un lungo periodo di tempo, e quindi lo stiamo osservando un po' da tutti gli indicatori che ci giungono dall'economia, dove sostanzialmente la domanda, i consumi sono molto forti ovunque. L'abbiamo visto anche ieri con il dato sul PIL americano, e quindi sotto questo punto di vista non c'è nulla, non c'è nessuna Certo, sorpresa. certo. Direi che i mercati riflettono questa accelerazione del ciclo economico, e quindi sono supportati da queste buone notizie che aggiungono dal fronte macro, sono supportati anche dai policy makers più o meno globali che continuano a stimolare l'economia, sia dal punto di fiscale che dal punto di vista monetario, e quindi le borse salgono sulla scia del miglioramento degli utili che registrano le aziende. Ecco, c'è stata una prima fase in cui le quotazioni sono salite per via dell'esplosione dei multipli, e vediamo dei price earning sicuramente che si pongono nella fascia alta della media storica. Tuttavia, l'espansione che sta vivendo il mercato azionario nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, direi, è più veicolata dall'ottima performance degli utili che registrano Certo. le imprese. Questo l'abbiamo visto negli Stati Uniti, secondo me lo vedremo e forse si intensificherà anche in Europa. Quindi, Assolutamente, assolutamente. Beh, insomma, diciamo che queste, ecco Paolo, il primo punto da cui possiamo partire è proprio questo, che era abbastanza scontato, usiamo una parola che è cara ai mercati, che arrivassimo a questo scenario, quantomeno scenario ipotizzato per il futuro, poi bisognerà vedere con tutto ciò che ancora manca a livello di pezzettini se verrà confermato, però era abbastanza ovvia questa situazione. ma io direi, forse ovvia no, però non desta particolari Ah, sorprese. ok, certo.
non desta particolari sorprese, posto il fatto che, secondo me, al di là dei rischi di coda di tutta la storia dell'epidemia, dei contagi, adesso stiamo vedendo la variante Delta, io quello che posso osservare un po', sul ciclo economico, ma questo l'abbiamo osservato anche non attualmente, ma nel corso degli ultimi mesi, nelle varie ondate, che sostanzialmente l'economia ha risposto progressivamente in maniera diversa alle varie ondate, nel senso che abbiamo avuto un lockdown e un crollo dell'attività economica a marzo e aprile e maggio dell'anno scorso. Poi le successive ondate dell'epidemia, pur essendosi dimostrate abbastanza importanti dal punto di vista di coinvolgimento di persone, anche per quanto riguarda i decessi, le ospedalizzazioni, abbiamo visto che l'economia ha risposto progressivamente in maniera più resiliente rispetto allo shock iniziale. Questo ci porta a dire che indubbiamente il Covid oggi non costituisce più il grande problema che è stato lo scorso anno. Verosimilmente le varianti che stiamo vedendo, la variante Delta, che mi sembra che sia quella più diffusa, soprattutto in Europa, probabilmente non sortirà gli stessi effetti in termini macroeconomici che ha sortito invece l'esplosione del Covid a marzo dell'anno scorso. E anche questo, secondo me, soprattutto con l'aiuto dei vaccini, rende il quadro, diciamo, forse maggiormente fiducioso dal punto di vista dei consumatori e degli operatori economici. D'accordo Paolo, sei stato chiarissimo. Allora, intanto cambiamo scenario, nel senso che restiamo sempre sull'analisi dei mercati, ma parliamo proprio di mercati e ciclo economico. Raccontaci un po' il tuo indicatore. Appunto, mi fa piacere che tu abbia ricordato che ne avevamo parlato proprio qui sulle fonti un po' di tempo fa, quando appunto tu ci hai spiegato nel dettaglio in cosa consisteva. Lo ripassiamo perché poi andiamo a vedere cosa hai messo in evidenza. Benissimo, allora sì, questo è un indicatore che nasce da uno studio che è durato un paio d'anni sostanzialmente, e si propone l'indicatore di aggregare circa una dozzina di sottoindicatori ad alta frequenza, quindi che vengono pubblicati abbastanza frequentemente dalle varie autorità negli Stati Uniti. E ci consente di segnalarci i punti di svolta del ciclo economico negli Stati Uniti. È un indicatore che parte dal 1967, se non vado errato, e sostanzialmente ha anticipato di qualche trimestre tutte le recessioni che si sono verificate da quando è nato fino a quella che abbiamo vissuto lo scorso anno con il Covid. L'indicatore a proposito della recessione dell'anno scorso non poteva essere preciso perché il Covid è stato un evento esogeno, ovvero un evento che non si è prodotto gradualmente e progressivamente sui dati macro, e quindi è stato subito impattante, Sì. e l'indicatore non poteva ovviamente prevedere l'esplosione della pandemia. Ha segnato tutti i punti di ripresa del ciclo economico quando si sono verificate le recessioni, anche quello dell'anno scorso. Ecco, noi abbiamo saputo la scorsa settimana che il National, l'organismo di statistica negli Stati Uniti ha dichiarato che la recessione l'anno scorso si è conclusa ad aprile. Ecco, il mio indicatore ai primi di maggio ha segnato il punto di svolta del ciclo economico americano, segnalando la ripresa. Ecco, che ci dice questo indicatore attualmente? Ci dice che il ciclo economico sta proseguendo, no? Verosimilmente proseguirà nei prossimi 12-18 mesi, no? Perlomeno questo è il futuro visibile che abbiamo dai sottoindicatori che compongono l'US Business Activity Index, che sarebbe il nome del mio indicatore. Quindi la crescita economica proseguirà, però
probabilmente non proseguirà al ritmo di crescita che abbiamo visto fino al secondo semestre, nel senso che probabilmente avremo in ogni caso una buona crescita, direi una crescita robusta, ma non ai livelli elevati che abbiamo visto nel secondo trimestre. Ok, ci Quindi sarà un po' di rallentamento, diciamo, non, ci sarà un'inversione di tendenza. Ecco, è possibile, diciamo, è bravissimo, perché poi chiaramente stiamo ipotizzando, è possibile un rallentamento. Se tu sei d'accordo, Paolo, comincio a mostrare anche dei grafici che tu mi hai portato, che così ce li spieghi e ce li racconti, che partono proprio dalla situazione americana, peraltro con la diffusione del dato sul PIL, che magari un po' segue quello che tu stai dicendo, correggimi se sbaglio, nel senso che il PIL era previsto oltre l'8% come crescita. Siamo poco più del 6, quindi sicuramente ha deluso un po' le attese, però chiaramente parliamo di una crescita sostenuta e che ci fa tornare, per quanto riguarda l'economia americana, ai livelli pre-Covid. Quindi si parlava, no, di una economia sempre in crescita, probabilmente un po' più rallentata rispetto a quelle che erano le aspettative, appunto. sì, direi di sì. Se mandi il grafico, io ho Certamente, prodotto lo un vediamo grafico, subito. Chiedo alla regia. Sì, ok, ho prodotto un grafico con la scomposizione del prodotto interno lordo. Vediamo quelli che sono stati sostanzialmente i contributi positivi alla crescita del PIL. Sostanzialmente sono stati i consumi e gli investimenti che sono risultati particolarmente forti, no? È mancato, e qui forse la delusione per le aspettative che vedevano il PIL intorno all'8,5%, sono ascrivibili a questo fatto qui, ovvero è mancata per motivi che ancora non ho capito e non sono ben chiari la spesa pubblica. Ma io penso che sia un fenomeno transitorio e che nei prossimi mesi, trimestri comunque sia, apporterà un contributo positivo. Poi, quello che ha apportato un contributo negativo alla determinazione del PIL è stato senz'altro le scorte, ma questo è connesso, secondo me, a un fenomeno temporale relativo alla simmetria che esiste tra questa domanda particolarmente forte e l'offerta di beni limitata per le cause che conosciamo già. Si pensi, non so, al settore automobilistico, le auto che non vengono prodotte perché mancano i microprocessori, eccetera, eccetera, no? E poi un contributo negativo è stato, come dire, apportato anche dal settore estero. Questo è perfettamente fisiologico con la grande crescita dei consumi negli Stati Uniti e della domanda interna, perché la domanda interna favorisce le importazioni e quindi il livello di esportazioni non compensa l'incremento delle importazioni. Quindi, che ci dice questo dato? Ci dice che l'economia, secondo me, peraltro, come dice lo stesso Powell, sta sulla buona strada. La sensazione che ho io e quello che ci suggerisce un po' il mio indicatore anticipatore del ciclo economico americano è che questa espansione in maniera robusta dovrebbe proseguire anche nei prossimi trimestri, seppur magari ad un ritmo magari non così forte come abbiamo visto nel secondo semestre. Esatto, infatti, sì, l'ha detto anche Powell, effettivamente, ha detto siamo sulla buona strada, questo però, insomma, come dire, non è che abbiamo ancora raggiunto la pienezza. Allora, andiamo avanti con il prossimo grafico. Questo è l'indice che va a misurare l'attività, cioè il business americano, insomma. Anche qui penso che si rilevi un po' la stessa cosa, insomma, si mette sempre in evidenza questa potenza che appunto diminuirà, no, Ecco, Paolo? guarda, Sì, guarda Manuela, sì, questo sostanzialmente è il mio indicatore, il West Business Activity Index. Ecco, sostanzialmente l'indicatore che ci segnala è una cosa molto semplice, ben visibile dal grafico, il declino dell'indicatore, no, nelle fasi immediatamente prima
le recessioni che si sono verificate dal 1970 fino adesso. E i punti di svolta sostanzialmente sono cerchiati con quei cerchietti rossi, per Sì, darne evidenza, e mentre i cerchietti verdi, no, ci dicono l'inversione del ciclo post-recessione, no? Tu vedi che l'indicatore è abbastanza preciso nel segnalare i punti di svolta. Ecco, il ritmo che abbiamo visto, tu vedi, se andiamo all'estrema destra, è abbastanza intuibile come la recessione sia stata particolarmente profonda, molto breve, quindi di breve durata, no? Ma anche la ripresa è stata impetuosa. Ecco, se noi analizziamo i subindicatori che formano l'indice, ci accorgiamo che il ritmo di crescita, di espansione di questi indicatori nei prossimi mesi potrebbe essere leggermente inferiore rispetto a quello che abbiamo visto nei mesi scorsi. Se vai avanti con la regia, va avanti con la visione del grafico, io voglio assicurare anche gli ascoltatori che il mio non è l'unico indicatore che in un certo qual modo cerca di testare l'andamento del ciclo economico americano, ma questo lo possiamo vedere anche dal Leading Economics Index del Conference Board, che sicuramente è un organismo molto più autorevole di quello che posso essere io e il mio centro studi, no? Sostanzialmente le indicazioni fornite dall'US Business Activity Index, ovvero dal mio indicatore, sono in perfetta sintonia con quanto evidenzia anche il Leading Economics Index del Conference Board, no? Con la particolarità che il Leading Index del Conference Board nel corso dei decenni ha dato anche dei falsi positivi, mentre il mio indicatore non ha mai dato dei falsi positivi, nel senso che è stato sempre molto preciso. E un'altra particolarità che risalta, che differenzia i due indicatori è data dal fatto che il Leading Economics Index viene pubblicato mensilmente, mentre il mio settimanalmente, proprio perché aggrega delle variabili ad alta frequenza e quindi che vengono aggiornate sostanzialmente per la maggior parte dei casi settimanalmente. Quindi, per fare una sintesi di questi due indicatori, entrambi suggeriscono che l'espansione nei prossimi mesi dovrebbe proseguire a ritmo sostenuto, seppur più basso rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo trimestre. Ok, e se non ricordo male, perché ho buttato l'occhio a questi tuoi studi, diciamo così, prima della diretta, ecco qua, infatti ricordavo bene, stavo dicendo, gli stessi segnali arrivano anche da un altro indice, lascio a te, eccolo qui, parliamo del Weekly Economic Index della Fed. Sì, il Weekly Economics Index della Federal Reserve è un altro leading indicator dell'economia americana che è stato prodotto, se non vado errato, circa un anno e mezzo fa. Cioè la prima pubblicazione di questo indice risale a un anno e mezzo fa e sostanzialmente è un indicatore che parte dal 2008. Ecco, anche questo qui, che è costruito con un tecnicismo diverso rispetto e aggregando variabili diverse rispetto a quelle che contenute nel Leading Economics Index del Conference Board negli Stati Uniti, ma anche diverse anche rispetto al mio indicatore, sostanzialmente è in perfetta sintonia con lo scenario che io ho dipinto adesso, ovvero sia che si crescerà in maniera robusta, seppur inferiore al ritmo che abbiamo visto
fino a questo momento. Ma andando avanti, c'è un altro, sì, c'è un altro indicatore, che è un mio indicatore coincidente con il ciclo economico. Mentre quello che abbiamo visto fino a questo momento è un indicatore anticipatore del ciclo economico, quello che osserviamo nel grafico, ed è la linea blu, è un indicatore coincidente del ciclo economico, cioè che ci fotografa allo stato attuale la direzione che sta compiendo il ciclo economico USA, e è particolarmente correlato con l'andamento del prodotto interno lordo, qui misurato anno su anno, sì, no? Che è la linea rossa. E vediamo anche che il picco della crescita suggerito dall'indicatore coincidente si è verificato proprio nel secondo trimestre. Esatto. E adesso lo troviamo a un livello, seppur alto, un po' più basso di quello che abbiamo visto nel secondo trimestre. Quindi questo, anche questo, depone a favore che probabilmente si crescerà in maniera significativa anche in questo trimestre, in quello successivo, ma probabilmente ad un ritmo più basso rispetto a quello che abbiamo visto nel secondo trimestre. Sì, certo, assolutamente sì. Quale indicazione ti senti di dare sulla base di questi tuoi studi? Poi ricordiamo anche come prendere contatto con te per approfondire eventuali punti, però appunto come affrontare questa estate e la ripresa soprattutto che poi ci porta, no, alle indicazioni che abbiamo visto graficamente, quindi nell'ultima parte dell'anno a livello Manuela, per essere molto pragmatici, sì, allora, innanzitutto molto dipende dal chiaramente dagli orizzonti, dagli obiettivi di investimento di tutti gli investitori, ma anche dal livello di rischio che ogni investitore dovrebbe avere e quindi sopportare. Ma detto questo, a me mi sembra che, nonostante le valutazioni si pongano nella fascia alta della media storica, mi sembra che le azioni siano preferibili rispetto al mondo obbligazionario. Probabilmente il mondo obbligazionario, insomma, dati i bassi tassi di interesse che riscontriamo sicuramente in Eurozona, ma anche negli Stati Uniti e un po' ovunque in tutto il mondo, non rendono questa asset class particolarmente appetibile. C'è da dire anche una cosa, secondo me, molto importante, che è data dal fatto che i rendimenti così bassi del mondo obbligazionario governativo, quindi mi riferisco soprattutto a quello che abbiamo in Europa sui safe asset, ma anche negli Stati Uniti, attenuano di molto, se non escludono del tutto, anche la tradizionale capacità di hedging di questi strumenti, di queste asset class, a protezione del portafoglio. E quindi io sarei orientato a pensare che probabilmente da qui a qualche tempo i rendimenti su queste asset class obbligazionarie saranno particolarmente modesti, no? Sì. Con scarse capacità di protezione del portafoglio nel caso di drawdown del mercato. Motivo per cui i miei portafogli sostanzialmente hanno tutti una robusta componente di liquidità, che a questo punto ormai da tempo è diventata anche un asset class da considerare nel portafoglio, e poi l'azionario, che seppur, come dicevo, le valutazioni si pongano un po' nella fascia alta della media storica, secondo me mi appaiono un pochettino più interessanti dal punto di vista della capacità di generare reddito e quindi gain nei prossimi anni. Ok. Prego, dimmi. No, ti stavo facendo terminare, figurati, ti stavo seguendo. In realtà stavo anche buttando l'occhio ai nuovi dati macroeconomici, se sei d'accordo li leggiamo insieme, Paolo, prima di salutarti, che sono stati pubblicati. Uno riguarda la disoccupazione dell'Eurozona, il tasso di disoccupazione è pari a 7,7, anche qui abbiamo un calo, dico anche qui nel senso che appunto stiamo assistendo a dati macroeconomici che poi ricalcano un po' quello che tu stavi raccontando attraverso le analisi con il tuo indice, in calo rispetto al precedente più 8, la previsione era
ancora di più 7,9 e poi abbiamo l'inflazione italiana. Allora, l'indice dei prezzi al consumo è a 1,8 in aumento rispetto all'1,3 e anche rispetto alle previsioni che erano dell'1,7 su base annuale. Su base mensile siamo allo 0,3, eccolo qui, rispetto allo 0,1, anche qui siamo in aumento rispetto al dato precedente e alle attese degli analisti che erano invece per lo 0,2. E poi l'indice armonizzato su base mensile meno 1,1, qui siamo pari, esattamente pari alle attese, invece su base annuale 0,9 siamo sotto rispetto alla rilevazione precedente che era dell'1,3 e rispetto anche alle attese. Abbiamo anche l'inflazione dell'Eurozona meno 0,1 rispetto su base mensile rispetto allo 0,3, su base annuale 2,2 in aumento, ecco qui il dato che supera appunto il target del 2 rispetto al 2% di attesa degli analisti e rispetto all'1,9 precedente. Se vuoi fare un commento finale, Paolo, poi ti saluto. Ah, sì, il commento finale è che sostanzialmente anche in Eurozona, verosimilmente assisteremo a quello che abbiamo assistito negli Stati Uniti nel corso degli ultimi trimestri, quindi un'accelerazione del ciclo economico in perfetta sintonia con quello che deriva dallo scenario di riapertura. C'è un dato abbastanza confortante che è qui. Faccio un breve focus, secondo me, su un tema, a mio avviso, da considerare, è dato un po' dalla dinamica dei contagi derivanti dalla variante Delta. È vero che i contagi sono cresciuti, stanno crescendo in Europa, ma mi sembra di capire che le ospedalizzazioni e i decessi, soprattutto, non sono dissimili da quello che abbiamo visto la scorsa estate, quando il virus sostanzialmente non circolava. Ecco, il virus oggi circola molto di più dell'anno scorso, no? Però le ospedalizzazioni Sì. e i morti mi sembrano abbastanza contenuti, e questo lascia ben sperare anche per il prossimo futuro che probabilmente non avremo più questi lockdown che abbiamo visto fino a qualche mese fa, o perlomeno non li avremo più in maniera così intensa come sono stati, e quindi questo dovrebbe in ogni caso favorire il proseguimento di questo rimbalzo dell'attività economica anche in Eurozona. Quindi non sarei sorpreso di continuare a vedere dati abbastanza robusti anche in Eurozona. Esatto, con le relative mosse della Banca Centrale Europea, perché questo è il focus che credo Secondo rimarrà. me, secondo me la Banca Centrale Europea avrà molta più difficoltà rispetto alla Federal Reserve Sì, nell'uscire dalle misure di stimolo monetario. sono d'accordo, sono d'accordo. Appunto. Sarà il focus poi della ripresa autunnale con settembre, insomma, quindi cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere proprio durante il mese di agosto, che per questo 2021 è ancora più caldo del solito. Grazie Paolo Cardenà, ricorda il tuo contatto per approfondire tutto quello che abbiamo detto oggi in trasmissione. Ma i contatti miei sostanzialmente sono sui social, sono su Facebook, su Twitter. L'email è il mio nome e cognome, Paolo Cardena, senza accento finale, chiocciolagmail.com. Va bene Paolo, grazie davvero e ci risentiamo ancora durante questo agosto, A così presto. vediamo cosa succederà. Grazie, Grazie Emanuela, un grazie, saluto a tutti, grazie a grazie. Paolo Cardenà.